Ciao a tutti, benvenuti anche oggi sul mio canale, anche oggi per un video dedicato al Festival di Sanremo, la storia del Festival di Sanremo. Oggi vi racconto con tutte le sue curiosità, tutto quello che succedeva dietro le quinte, tutte le cose che ancora non conosciamo, tutto quello che riguarda il Festival di Sanremo del 1993. Buona visione! Il 43esimo Festival di Sanremo si tenne a Sanremo, al Teatro Ariston, dal 23 al 27 febbraio del 1993. Fu presentato da Pippo Baudo e Lorella Cuccarini, dopo l'esclusione per la co-conduzione di Donatella Pecci-Blunt, Marta Marzotto e Marina Ripa di Meana. Ad Alba Parietti, che l'anno precedente era la valletta al fianco di Baudo, viene invece affidata la conduzione del dopo festival. Questo suo declassamento a favore di Lorella Cuccarini, che in quell'annata era la sua diretta rivale televisiva, perché la Cuccarini conduceva in quella stagione, fra l'altro con grande successo, Buona Domenica su Canale 5, mentre la Parietti era alla guida di una sfortunatissima stagione di Domenica In, non fu presa bene dalla showgirl torinese e fra le due ci furono aspri battibecchi dietro le quinte, ripresi anche dalle riviste di gossip. I collegamenti delle varie sedi RAI, nelle quali erano dislocati gli Jury Explorer, vennero affidati a Paola Perego. La competizione durò 4 serate, rispetto alle 5 di sempre, perché il 24 di febbraio lo spettacolo non ebbe luogo per permettere la messa in onda sul Rai 1 dell'incontro di calcio Portogallo-Italia valevole per la qualificazione ai mondiali di calcio USA 94. Alcune controversie furono causate dal brano dell'esordiente NEC, che si intitolava In Te, canzone anti-aborto che causò molte polemiche fra le femministe, che accusarono il cantante di essere un reazionario e al contempo il plauso del mondo cattolico. La vittoria fra i campioni andò a Enrico Ruggeri, la canzone che vince il Sanremo del 93 sarà Mistero, prima canzone rock fra l'altro a vincere la kermesse. Ad arrivare terze fra i campioni furono Rossana Casale e Grazia Di Michele insieme, che cantarono Con gli amori diversi, testo che secondo la stampa nascondeva un amore omosessuale. Fra le novità vinse con la canzone La solitudine la 18enne esordiente romagnola Laura Pausini, che poi da lì a poco diventerà una star internazionale. Anche in questa edizione le classifiche finali sia dei campioni che delle novità furono determinate dai voti delle giurie demoscopiche selezionate dalla Explorer. Questo è il Festival di Sanremo del 1993. Ma come ogni Festival di Sanremo che si rispetti, anche il Festival di Sanremo del 93 avrà i suoi esclusi clamorosi. Pensate, i campioni che presenteranno le canzoni saranno ben 60, mentre le nuove proposte saranno 146. Fra gli esclusi più clamorosi di questo Festival di Sanremo dell'epoca, chiaramente, cito Gianni Bella, che in quell'anno doveva presentare una canzone in coppia con Fiorella Piero Bon, e non sarà l'unica che vorrà iniziare una carriera di cantante con questo Festival di Sanremo, perché altri lo vorranno fare. Ad esempio Milly Carlucci presenta una canzone come cantante a questo Festival di Sanremo, addirittura Fabrizio Frizzi, che però non sarà preso inizialmente perché proprio lui ritirerà la candidatura in questione, ma altri che fanno proprio questo mestiere di cantanti non saranno presi, come ad esempio Paolo Belli, Alessandro Bono, Maria Carta, Sergio Endrigo, Irene Fargo, i Formula 3, Ivan Graziani, Pietra Montecorvino, Alberto Radius, Bobby Solo e Gianni Torni. Per l'ennesima volta non sarà presa al Festival di Sanremo. Ricordiamo anche Minoretano, che canta la canzone in coppia con Gianni Ippoliti, non sarà presa a Sanremo, ma la canzone in questione sarà utilizzata come sigla del dopo festival. La canzone si intitola Papà. E c'è da ricordare comunque, oltre a questi, che altri artisti grandiosi non saranno presi al Festival di Sanremo. Ad esempio Sergio Cammariere, che doveva cantare in coppia con Roberto Kusler, Ibaraonna, Carlo Faiello e Dionira, che è una cantante che già Sanremo l'aveva fatto nel 1985 con il suo vero nome Antonella Ruggero. No, e non Ruggero, ma Ruggiero. Questo era appunto tutto quello che riguarda gli artisti che saranno esclusi da questo Festival di Sanremo del 1993. E siamo alla classifica dei dischi più venduti del 1993. Le canzoni e i dischi, parliamo ancora di dischi, nel 93 più venduti dell'anno.
In questa classifica dei dischi più venduti del 1993, il Festival di Sanremo è presente in maniera un po' ridotta. Pensate, su 42 canzoni in gara, soltanto 6 arrivano in questa classifica dei dischi più venduti. La canzone più venduta in assoluto è quella di Laura Pausini, La Solitudine, che vince nuove proposte, ma è anche la canzone più venduta di Sanremo. E debutta al numero 15, al numero 43, Come passa il tempo, canzone di Maurizio Vandelli, i Dick Dick Camaleonti. Al numero 48 la canzone che vince il Festival di Sanremo, Enrico Ruggeri con Mistero. Al numero 55 Ave Maria di Renato Zero. Al numero 85 Un anno di noi di Francesca Lotta. E al numero 96 Dietro la porta di Cristiano De André. Altre canzoni avranno un buon riscontro, come Gli amori diversi di Grazia Di Michele e Rossana Casale, Biagio Antonacci, Non so più a chi credere, Paola Turci con Stato di calma apparente. Queste appunto sono le canzoni di Sanremo all'interno della classifica dei dischi più venduti dell'anno. Io vi ringrazio per aver seguito anche questo video dedicato al Festival di Sanremo e la storia del Festival di Sanremo. Come vedete bene, insomma, sulla dicitura, si chiama solo La Storia del Festival di Sanremo e non più La Terza della Storia del Festival di Sanremo. C'è un motivo, perché voi stessi iscritti, cari miei iscritti, mi avete richiesto di cantare le terze. Quindi io inizierò a coverizzare di nuovo le canzoni del Festival di Sanremo, vi ricanterò le terze, saranno contenti coloro che in molti mi avete richiesto di coverizzare le canzoni di Sanremo nuovamente, perciò mi dedicherò di nuovo alle terze e canterò di nuovo le canzoni di Sanremo. Ve lo prometto, non le canterò proprio tutte dalle anni 50 perché le basi non si trovano, ma insomma riuscirò a cantarvi di nuovo le terze classificate. Spero di riuscire a fare un buon lavoro, almeno dai primi anni 80 in poi, va bene? Perciò io concludo questo video soltanto salutandovi, ringraziandovi per la visione e vi aspetto alla prossima. Video dedicato al Festival di Sanremo e alla sua storia con il 1994. Grazie e alla prossima volta. Ciao da Ale.